Gianni, che importanza ha la Dacia Europa per la regione toscana? Ne rende il significato portuale attraverso Livorno, che ha portato la Toscana ad essere una delle regine del Mediterraneo. E naturalmente i tempi richiedono sempre ammodernamento, innovazione. Il salto di qualità nei tempi di oggi lo ha una darsena che porta il pescaggio dai 12 metri a cui è oggi il porto di Livorno a 20 metri, e si capisce, passare da 12 a 20 metri, che salto di qualità nell'approdo delle navi significa per il porto, e contemporaneamente la liberazione di spazi che consentono di rendere il porto di Livorno ancora più trafficato e commercialmente rilevante di quanto lo sia oggi. Darsena Europa consolida Livorno come il terzo porto italiano e contemporaneamente gli dà quel carico di integrazione con l'interno che è funzionale sia da un punto di vista stradale che ferroviario. Da un punto di vista stradale significa che attraverso la FIPV qui dal porto di Livorno ci si connette al punto centrale d'Italia, perché l'autostrada del Sole è a due passi. Da un punto di vista ferroviario, con lo scavalco che iniziamo con i lavori proprio nel mese di gennaio, significa dare fra il porto e il retroporto un collegamento che poi porta i container a immettersi dove oggi ci sono i cantieri di un trasporto che è quello oltre l'Appennino, che da Prato, Vaiano, Vernio fino a Bologna viene consentito dalla risagomatura di tutte le gallerie dell'antica galleria dell'Appennino, che oggi ha lasciato lo spazio all'alta velocità che passa invece dal Mugello. Due parole soltanto, Presidente, sulla Tirrenica. So che si è impegnato tantissimo, ma ci sono sempre troppi problemi. Ma io vedo che questo passaggio da società autostrade ad ANAS ha già rallentato di almeno 3 anni quello che era il percorso concordato, percorso di potenziamento in termini di sicurezza e di doppia corsia con quello che era diciamo il collegamento previsto nel momento in cui si dice di valorizzare l'attuale tracciato dell'Aurelia. Allora, almeno facciamo i due lotti senza aspettare questa transazione, questi due lotti da Grosseto a Fonte Blanda e da Fonte Blanda a Orbetello. Lo speriamo, Presidente, grazie. Grazie a voi.